Un orto didattico realizzato alla Maison Gérard d'Ainé di Cogne permette a bambini dai 5 ai 13 anni di scoprire i prodotti e le tecniche di coltivazione dei territori di montagna. Vediamo. Ciao, mi chiamo Lara, ho 6 anni e abito a Vigevano. Il giro di presentazioni è d'obbligo, aiuta a superare la timidezza. Poi, in silenzio, si ascolta la storia di Brunello, personaggio nato dalla fantasia degli animatori, storia propedeutica alla visita dell'orto. Si parte con una prima parte più teorica, per poi passare proprio a una parte più pratica, in cui prima con un gioco di riconoscimento dei vari ortaggi, iniziano già un po' a vedere cosa si può trovare in un orto di montagna, le particolarità dell'orto di montagna, per poi passare poi alla vera e propria, insomma, attività di coltivazione dell'orto. Circondati dagli ortaggi, i bambini scoprono il ciclo di crescita naturale di spinaci, porri, coste, patate, di tutto ciò che rende bello e prezioso un orto di montagna. Poi, con l'ausilio di zappe, rastrelli, innaffiatoi, imparano le tecniche di coltivazione. Bisogna fare delle buche e poi bisogna mettere dei semi dentro le buche, poi bisogna ricoprirli e poi bisogna un po' rastrellarli e poi si può innaffiare. L'animazione organizzata nel terreno adiacente Maison Gérard d'Ainé, antica casa rurale del Seicento, intende trasmettere le operazioni necessarie alla cura dell'orto e promuovere una corretta alimentazione attraverso la conoscenza dei prodotti orticoli. Oltre 1.500 bambini hanno partecipato nel corso dell'anno alle animazioni e dai laboratori didattici organizzati con convinzione dalla Fondation Grand Paradis, una scelta considerata strategica per il futuro turistico dei territori del parco. Diciamo che i bambini sono sicuramente, dal nostro punto di vista, anche il turismo di domani e è la nuova generazione che deve anche sviluppare una certa sensibilità di conoscenza della storia, di rispetto della natura, che sono i temi che ci stanno a cuore. Quale fu l'interesse?